Auguri! Sono notizie, queste sulla ASL. Incarico alla ASL. Perché non le ha denunciate? Perché non le ha dichiarate? Non corre, siamo andati a campagna elettorale, siamo stati. Perché non le ha dichiarate negli incarichi la dichiarazione per il Consiglio Comunale? Perché l'ha dichiarata solo nel 2020. Vuole dire qualcosa in merito a questa vicenda che ha tirato fuori il PD? No. Noi abbiamo cercato di parlare di Roma mentre altre forze politiche, i nostri avversari, hanno parlato solo di me. Devo dire, il loro programma elettorale era incentrato su di me, su come portavo i capelli, su... oh, sulle mie orecchie. E che devo fare? Ce l'ho così. E continuano a infangarmi, l'hanno fatto anche oggi, continuano ad attaccarsi a cose che abbiamo già spiegato, già detto, le provano tutte, non hanno nulla da dire, mi attaccano sul mio lavoro, perché effettivamente, lo ammetto, io un lavoro prima di entrare in politica ce l'avevo. Marco, loro sul curriculum che cosa possono scriverci? Politico da una vita. Persone che prendono soldi pubblici da una vita e io non ricordo un solo provvedimento importante per i cittadini firmato da uno di loro. A parte la Fornero, a parte l'abolizione dell'articolo 18, a parte tutti i decreti salva banche, i decreti per il petrolio, per le trivelle, eccoli i provvedimenti che firmano. Noi siamo tanti e glielo dobbiamo far vedere sempre che siamo tanti, che stiamo arrivando e non abbiamo paura del loro fango, non abbiamo paura. Perché questa è una grandissima sfida che sicuramente vinceremo. La vera sfida non è vincere le elezioni, quello è il presupposto, la vera sfida è cambiare tutto. Grazie. Grazie, a dopo.